Eccomi qua. Allora, la ormai famosissima storia del sapone per i piatti sui capelli. Mi aspettavo di scioccare tutte queste persone, in realtà l'hanno fatto un sacco di donne. Mi dispiace dirlo a tutti i parrucchieri in ascolto, ma non sono stata l'unica e devo dire che, cavolo, ho dei capelli meravigliosi, zero grassi. Non è una cosa che fa bene fare. Ecco, mi hanno fatto presente questo, quindi è bene che anche voi lo sappiate. L'unica cosa che consigliano in quei casi, quindi o chi soffre di capelli grassi o chi come nel mio caso ha fatto un lavoro e ha dovuto per forza di cose utilizzare un olio, per rimuoverlo basta acquistare uno shampoo per capelli grassi. Per chi ovviamente non aveva questa... Scusate, ma lo sapete che ogni tanto ho il disturbatore. Appunto, io non avendo i capelli grassi, raga, non avevo altre soluzioni, però ha funzionato e mi sono salvata. Il problema è che oggi è successa una cosa scioccante. Ora, io non so se voi riuscite a vederlo, ma stavo lavorando e avevo una candela accesa. Ragazzi, mi si sono bruciati qui tutta questa parte. Voi non so se riuscite a percepirlo. Cioè, ho le punte cotte. Bruciate, dovrei praticamente tagliare tanto così, ma ovviamente non lo farò. Con tanto di fiamma mi è preso un colpo, non mi era mai capitato nella mia vita e ora non so cosa fare perché sì, in teoria dovrei tagliarli, ma altre soluzioni tipo fare una maschera che mi toglie quella paglia che va tutta, cioè tipo le punte dei miei capelli sono tipo così ora.